Buonasera e ben ritrovato a tutto il pianeta Occhi a Rotelle dal canale 96/187, la nostra replica al comunitario da parte di Stefano Ballerini, Paolo Caselli che mi segue da Fido Scudiero in redazione per l'emanazione di questo servizio dal remoto. Mi segue dalla regia il mio amico Enrico Milano, che saluto e che ringrazio. Allora, vi devo dare una brutta e una bella notizia. Allora, per quello che riguarda la brutta, partiamo dal campionato di preminenza, il playoff scudetto in corso tra il GDS Forte dei Marmi ed il Trissino. Alla vittoria in gara 1, il GDS Forte dei Marmi fa seguito la vittoria in gara 2 in rimonta del Trissino. Adesso la serie è sull'1-1. Peccato perché a un certo punto dell'incontro il GDS Forte dei Marmi era salito 4-2, poi però purtroppo il ritmo e la voglia di rivalsa del Trissino non ha avuto la meglio. Il GDS si tira il freno a mano, il Trissino rimonta, pareggia e vince per 5-4. Per cui questa è la notizia brutta. Vabbè, 1-1 è tutto ancora in ballo. Per quanto riguarda invece i playoff della Serie B per la Serie A2, lo Startite Prato, la squadra pratese che abbiamo seguito per tutta la scorsa stagione, bene, nel playoff, nel trittico di playoff, i pratesi vincono le tre partite. 3 su 3, girone dominato con tantissimi gol, e lo Startite Prato torna dopo un solo anno di clausura in Serie B, in Serie A2. Ma allora, intanto noi andiamo a cominciare la nostra trasmissione, ovviamente tutto tratto dai comunicati esaustivi di FISR.it, che ringrazio. E allora, i campioni d'Italia in carica in uno dei momenti per loro più difficili, sotto 0-1 nella serie e sotto 2-4, riescono a ribaltarsi una partita che a un certo punto il GDS Forte dei Marmi aveva abilmente costruito, arrivando in un vantaggio chirurgico di 4-2 dopo 33 minuti. Ma il trio d'attacco formato da gente non da finale di Coppa del Nonno, Cocco, Mendez e Malagoli, si sono guardati negli occhi e hanno saputo ribaltarsi il match nel finale contro Gualla e Cocco, rosso per lo spagnolo che salterà la gara 3 di domenica prossima. Dunque i biancocelesti presentano Galbash in panchina e durante l'arco del match perdono Gavioli per infortunio. Trissino perviene al vantaggio all'attenti pronti via, passano solo 41 secondi. Pinto dalla media distanza sorprende Ignata, bordata che gonfia la rete. I padroni di casa schiacciano l'acceleratore, vogliono battere il ferro finché è caldissimo, ma non riescono a raddoppiare perché il pareggio arriva al primo sussulto toscano. Gual devia la pallina in rete in una mischia. Erano passati 8 minuti. 1-1, tutto da rifare. Sono tante le occasioni non sfruttate, tra cui quelle di Mendes e Cocco, tra contropiedi e azioni trancianti di offensive. Ma come si dice, gol sbagliato, gol subito. Il GDS Impianti se la ribalta con un gran tiro di Gual in ripartenza, con la difesa del Trissino presa in ritardo. Il vantaggio durerà quasi 20 minuti prima di subire la rimonta blu celeste. Qui bisogna fare così. Rossi, da pochi passi a 3 minuti dalla fine, sfiora il terzo vantaggio. All'avvio della ripresa c'è la seconda possibilità di pervenire 3-1, ma Gil a porta semi sguarnita colpisce il palo e Cocco pareggia subito i conti. Il vecchio detto si paventa anche sulla pista dell'Hockey Rotelle. Gol sbagliato, il palo, gol subito 2-2. Un suo assist centrale viene deviato in rete da Gil. Passano una trentina di secondi e Rossi con un gran numero firma il nuovo vantaggio Forte dei Marmi, 3-2. Luzzi in velocità firma il 4-2, parrebbe fatta sorprendendo la difesa locale. Un doppio colpo
che fa tremare i vicentini, ma non, come detto il Super Trio, non Malagoli, che dopo 10 secondi riduce subito ad un sol gol di svantaggio. 4-3. Per arrivare al pareggio servono però dover soffrire 9 minuti dove i versiliesi cercano di gestire la partita. Al minuto 17 Pinto trova il pertugio giusto che pareggia i conti. Siamo 4-4, tutto da rifare. Trissino a quel punto lì aveva la forza di ribaltarsi in attacco, nuove forze che non sembravano avere. Cocco si procura un rigore che riesce a realizzare solo preso in ribattuta, alzato e schiacciato in rete. 5-4, forte. Si guardano i ragazzi rosso-blu negli occhi, cercano il tutto per tutto, inseriscono il quinto giocatore in movimento, ma Cocco a porta sguarnita fissa il 6-4. A match è praticamente scaduto. Scontro tra Gual e Cocco. Il vicentino si accascia a terra con la coppia arbitrale che si consulta ed è cartellino rosso, quindi automaticamente il giocatore salterà a gara 3 domenica prossima ancora al Paladante, ripartendo dallo 0-0 con l'automatica gara 4 ormai già messa in schedulata. E allora andiamo a vedere questo. Dunque, qui c'è un errore perché se si dice che il Trissino vince 6-4, il punteggio riportato è quello del 5-4, ma dovrebbe essere 6-4. Dunque c'è un errore nel riporto dei gol. Il 5-4 lo facciamo diventare per magia 6-4. Mi scuso, non mi era accorto nel commento le due righe finali. E allora Trissino, GDS impianti Versile, ok forte 6-4, 1-2, primo tempo a favore dei Fortemalmini, 5-2, la rimonta, il passaggio in vantaggio e i due gol di differenza, 6-2, la serie è riportata sull'1-1 e allora la gara 3 domenica 4 giugno 2023, l'eventuale gara 4 mercoledì 7 giugno, l'eventuale gara 5 domenica 11, e dunque siamo in perfetta parità. Peccato, voglio dire, per il forte 4-2 c'eravamo tutti illusi, si erano illusi i Fortemalmini di averla fatta franca, di passare in vantaggio nella serie 2-0. Niente di tutto ciò, si riparte dall'1-1. Andiamo alla serie A2 dove passano e tornano in A1 Breganze da una parte e Startit Prato da quell'altro dopo le finali dello scorso weekend. Sul sito www.firenzeviolasupersportlive.it.com ci sono le due formazioni, quella del Breganze in alto e sotto lo Startit Prato. Prato ha punteggio pieno 3 su 3, mentre Breganze ha lottato per averla meglio su Sandrigo e Vercelli. È stato un intenso weekend di finali per la Serie B dopo un campionato ed una fase di Coppa Italia che ha impegnato le squadre per più di 8 mesi. Non hanno tradito le attese le due Final Four perché i risultati sono rimasti in bilico, soprattutto nella Final Four Centro-Nord. A guadagnare un posto in Serie A2 è stata la seconda squadra del Breganze che ha preceduto per 2 punti la seconda squadra del Sandrigo, bissando la promozione della prima squadra in Serie A1. Nella finale, invece, Centro-Sud a punteggio piano arriva e risale il nostro, perché lo faccio mio, Startit Prato, 3 vittorie su 3, un girone dominato con tantissimi gol. Il team dell'ex campione del mondo Enrico Bernardini ha vinto 9-6 all'esordio contro il Pumas Viareggio, si è ripetuto vincendo 7-3 contro Castiglion della Pescaia. Nell'ultima gara è andata in doppia cifra, vincendo 11-5 contro il Roller Matera. Al secondo posto, a 6 punti, il Castiglione vincente 13-11 contro Roller Matera e 8-4 sulla Pumas Viareggio. Terzo posto per i materani,
che vincono 6-5 contro il Viareggio. Allora le due squadre adesso dovranno confermare in federazione la loro presenza e la loro partecipazione alla Serie A2. In caso contrario sarà seguita la classifica per chi avrà la facoltà e eventualmente fosse possibile di prendere il loro posto. Datemi conferma a Prato quanto prima. E dunque, in questo pomeriggio avrete già visto qualche partita. Ora non so Enrico Milano come abbia predisposto l'emissione in differita delle partite, quella di gara 2 tra Trissino e Forte Le Marmie, e le tre vincenti del Prato, alcune dei quali magari due, verranno mandate in prima serata dopo il nostro approfondimento. Dunque, questo è il nostro appuntamento del giovedì. Se volete, vi ricordo anche, visto che poi andiamo su YouTube, Serie B Final Four Centro Nord Pala Simoncelli di Mirandola Como, Mirandola Modena, scusate, sabato 27 maggio Amatori Vercelli Sandrigo 3-4, sabato 27 maggio Hockey Pico contro Hockey Berganze 2-6, domenica 28 maggio Sandrigo Hockey Pico 3-3, domenica 28 maggio Breganze Amatori Vercelli 3-2, domenica 28 maggio Hockey Breganze Sandrigo Hockey 4-4, domenica 28 maggio Hockey Pico Amatori Vercelli 3-10. La classifica finale: Veneta Lab Breganze 7, Sandrigo 5, Vercelli 3, Mirandola 1. La Serie B Final Four Centro Sud si è giocato a Casa Mora di Castiglion della Pescaia, Grosseto. E allora sabato 27 maggio Startit Prato Pumas Viareggio 9-6, sabato 27 maggio Castiglion della Pescaia Roller Matera tanto a poco 13-1, domenica 28 maggio Pumas ancora Viareggio Roller Matera 5-6, domenica 28 maggio Startit Prato Castiglion della Pescaia 7-3, domenica 28 maggio Roller Matera Startit Prato 5-11, domenica 28 maggio Castiglion della Pescaia Pumas Ancora Viareggio 8-4. La classifica conseguente: Startit Prato 9, promossa in Serie A2, Castiglion della Pescaia 6, Roller Matera 3, Pumas Viareggio 0. Allora, con questo è davvero tutto. Ringrazio Enrico Milano che mi prende e mi segue dal remoto. Ringrazio Paolo Caselli per il lavoro di redazione. Ringrazio voi tutti per essere stati in visione all'ascolto sul nostro canale Portabandiere 96, dove ovviamente questo servizio poi sarà messo in replica anche sul canale comunitario sportivo del 187. Stefano Ballerini vi saluta, vi ringrazia, ci risentiamo e rivediamo giovedì prossimo per fare il punto degli incontri che saranno seguiti. Ovviamente ci ritroveremo venerdì mattina per dar seguito alla presentazione del terzo match di sabato della Riffa Scudetto tra Trissino e Forte Le Marmi, giovedì prossimo, per darvi quelli che sono stati i risultati del proseguimento del playoff Scudetto in Serie A1. Buon hockey e rotelle a tutti. La linea torna al canale 96. Stefano Ballerini vi saluta e vi ringrazia. Linea Enrico Milano, alla nostra programmazione giornaliera.